al via l'ottantesima mostra internazionale del cinema di Venezia, con grandi film americani in anteprima, dal biopic Ferrari di Michael Mann a Priscilla di Sofia Coppola, da Maestro di Bradley Cooper a Povere creature di Yorgos Lanthimos e ancora The Killer di David Fincher e Origin di Ava DuVernay. Nota dolente lo sciopero che ha coinvolto le star hollywoodiane attese fino all'ultimo momento, ma poi diventate soltanto una chimera. La stampa mainstream dovrà accontentarsi di interpreti non americani. Non ne mancheranno, da Favino alla Rockwacker, da Lea Seydoux a Penelope Cruz, a seguire Lily James, Franz Rogowski, Tony Servillo. Sicuramente gli italiani non faranno sentire la loro mancanza, con ottimi film in calendario come Comandante, con protagonista il solito immancabile Favino, Io Capitano di Matteo Garrone, Lupo di Giorgio Diritti, Finalmente l'alba di Saverio Costanzo e Adagio di Stefano Sollima. E poi i francesi con il ritorno di Luc Besson, Dogman, Stephanie Breeds, Lawson Saison con Guillemin Canet e Alba Rockwacker, e soprattutto il Bertrand Bonello dell'ambiziosissimo La Bête tratto da Henry James con La Seydoux. Oltre ai film previsti nella sezione Orizzonti e Settimana della Critica, vi saranno delegazioni di nuovi film fuori concorso molto interessanti. Stiamo parlando di due registi scomodi per l'industria cinematografica: Woody Allen con il francese Coupe de Chance e Roman Polanski con The Palace. Insomma, un festival che anche senza star sicuramente sarà un successo, perché la scelta dei film del direttore Barbera è stata ancora una volta di grande qualità.